Con Rovella, ci siamo incrociati su Instagram, comunque tutti ora ci vediamo personalmente. Tu torni dall'Europeo, ma ne parliamo dopo. Prima raccontaci un po' questa partita, quanto è importante aver passato questo turno. Adesso c'è una partita e poi vedete i quarti di finale. Sì, beh, è importante anche perché, cioè, per il gruppo così, che siamo un gruppo che anche l'anno scorso siamo usciti in semifinale, e era importante per noi vincere. Adesso col Benevento domenica speriamo di andare avanti e giocarcela poi con l'Atalanta ai quarti. Ci racconti un po' il tuo percorso nel Genoa. Tu arrivi, sei nata a Segrate, poi sì, mi correggerai. Da quanti anni è che sei nel Genoa e, insomma, che esperienza hai e che identità vi state creando qui nel Genoa? Io sono arrivato l'anno scorso, questo qua è il mio secondo anno, cioè il secondo anno. Io vengo da Milano, la Segrate sono nato, e prima giocavo nell'Alcione, e da qua, quando sono arrivato, sono un ragazzo, cioè vivo in convitto qua al Mediterraneo. E fin da subito mi sono trovato benissimo con tutti, gruppo, con tutti, società, è molto bello qua. Si vede anche vedendoti da fuori, insomma, il piacere di giocare il pallone, i piazzati sono tutti tuoi in questa squadra, è la tua vera dote, e a chi ti ispiri eventualmente i giocatori? A me piace sempre, il mio idolo è Modric, ce lo dico da sempre perché è il mio giocatore preferito, e sì, a me piace battere le punizioni, mi diverte molto, e poi mi piace giocare con la palla, e qua mi dà l'occasione sempre, più o meno. La nazionale, sei tornato da poco più di 24 ore dall'Inghilterra, avete tenuto col fiato sospeso comunque tanti osservatori. Comunque dispiace perché non se l'aspettava nessuno che noi potessimo arrivare in finale, eppure perché siamo stati un grande gruppo così, e poi fa male ai rigori, però lì ai rigori, cioè, non si sa mai, cioè, è sempre una lotteria, e quindi è andata male, speriamo di riprovarci più avanti e riuscire a vincere lo trofeo. Quanto è importante la figura di mister Chiappino per voi dalla panchina? Perché lui è un giocatore aggiunto, parla tutta la partita e ne ha per tutti. Sì, il mister è importante, cioè si fa sentire sempre, aiuta, e ti aiuta sempre. Sì, mi piace molto, cioè è un bravo mister.